Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Vi è mai capitato di voler fare una torta ma vi mancavano gli ingredienti essenziali, per esempio la farina, il burro, le uova e comunque volevate soddisfare la vostra voglia di dolce? Questo è il video ideale per voi perché con soli 3 ingredienti potrete fare una torta fantastica. È talmente facile e veloce che la possono fare tutti. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara. Iniziamo la nostra ricetta facendo il caffè. Avremo bisogno di una moka per 3 persone. Quando il nostro caffè sarà pronto, lo travasiamo in una ciotolina e lo lasciamo raffreddare. Poi prendiamo 500 ml di panna fredda dal frigo già zuccherata, la versiamo in una ciotola bella capiente e la montiamo con le fruste elettriche finché non diventerà bella consistente. Poi la mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Qui con noi abbiamo un piatto da portata sul quale andiamo ad aggiungere un cucchiaio di panna che poi andiamo a spalmare per bene. Appoggiamo sopra una teglia con dell'acetato con un diametro di 18 cm e continuiamo a spalmare lungo tutti i bordi. Il nostro terzo ingrediente saranno 450 g di biscotti pan di stelle. Aggiungiamo i nostri biscotti, uno attaccato all'altro, lungo tutta la circonferenza della nostra torta. Cerchiamo di coprire tutti i buchi il più possibile e li bagniamo abbondantemente con il caffè che avevamo fatto in precedenza. Continuiamo ad alternare i nostri ingredienti finché non li esauriremo. Siamo arrivati all'ultimo strato della nostra torta, quindi lo ricopriamo con la panna. Poi mettiamo la nostra torta a riposare in frigo per una notte intera. Passato il tempo di riposo in frigo, togliamo l'anello richiudibile della nostra torta e con molta delicatezza anche l'acetato. Abbiamo deciso di decorare la nostra torta con dell'altra panna e qui con noi abbiamo una sac à poche con una bocchetta da 1,5 cm. Continuiamo così finché non finiamo tutta la superficie della nostra torta. Come tocco finale grattugiamo un po' di biscotto pan di stelle sopra la nostra torta. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta. Ragazzi, è proprio buonissima questa torta, è soffice, vellutata, ricorda il gusto del tiramisù, i biscotti si sono imbevuti bene nel caffè che gli va a dare quel gusto in più e poi il protagonista di questa torta, che è la panna, la va a completare conferendogli un gusto davvero pazzesco. Insomma ragazzi, è veramente da provare perché è velocissima e facilissima. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale
mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.